nostra storia, le nostre tradizioni. In questi anni abbiamo voluto che la vicenda tragica del Fortunale, ma la nostra tradizione marinara e peschereccia in genere, non venisse dimenticata, anzi venisse valorizzata. Già 5 anni fa ci ritrovammo a teatro per celebrare l'80° del Fortunale e lo facemmo, se ricordate, presentando un docufilm del professor De Melis, appunto il Fortunale. Quel docufilm oggi ha avuto e sta avendo un successo eccezionale in tutto il mondo, voglio che voi lo sappiate. Quella vicenda con il nome di Porto San Giorgio è girata dal Sud America all'America del Nord, a un importante appuntamento a Milano fino nell'Europa dell'Est e sarà al centro di una iniziativa che costituirà il futuro della nostra città. Infatti abbiamo investito e la Regione Marche ha creduto e sta credendo in noi sull'Eco Museo del Mare, che avrà al suo interno appunto come fulcro il microcinema del Fortunale, che sarà allestito a Palazzo Trevisani in corso Castel San Giorgio, perché vogliamo fortemente che il nostro passato, le nostre tradizioni siano anche, possano costituire in un certo qual modo anche il futuro di questa comunità, futuro culturale e turistico di Porto San Giorgio. Allora intorno a questo, all'Eco Museo del Mare, con la Vittoriosa, il Museo di Riva Fiorita e tanto altro, costituiranno anche appunto qualcosa di importante anche per chi verrà a trovarci a Porto San Giorgio, sulla stregua di grandi esperienze che si stanno vivendo in maniera simile in Italia. Ma io sono soddisfatto del lavoro che abbiamo fatto in questa direzione, perché abbiamo risvegliato anche la coscienza di tanti a Porto San Giorgio e di quelli che non hanno mai dimenticato la vicenda del Fortunale e le nostre tradizioni e quelli invece che si sono avvicinati attraverso i racconti, attraverso le iniziative che abbiamo fatto. E mi piace anche ricordare che purtroppo c'è stato quello che c'è stato, ma se no aprile avremmo avuto una bellissima iniziativa, ma che avremo sicuramente tra breve, mi auguro, promossa da Riccardo Manzini, che è uno dei cultori di queste tradizioni, il cui cognome abbiamo anche sentito da Enzo poco fa. C'è un'altra iniziativa sempre culturale che tra poco verrà edita da parte di un altro nostro cittadino, che parla della pesca e della tradizione marinara sotto un altro punto di vista, quello dello sviluppo della città, della fraternità tra i lavoratori del mare, che speriamo anch'essa possa costituire il futuro a Porto San Giorgio. Storia che va tra la fine dell'Ottocento e i primi 50 anni del Novecento, appunto perché crediamo fermamente che quello che è stato potrà essere, nonostante le professioni cambiano, i mestieri cambiano, potrà essere però anche una parte importante del futuro di Porto San Giorgio. A me, insieme a mio padre, hanno trasmesso il valore e il ricordo della tragedia del Fortunale, ma che hanno in qualche modo reso possibile che la memoria si perpetuasse nel tempo. Voglio ricordare a tutti voi Gianfranco Iulitti, Gino Tarantini e Vincenzo Rutolini. Grazie.